questo è Fabio, è un mio collega. Tra l'altro è il proprietario di questa scrivania, quindi sì, tutte le volte che io registro gli rubo il suo spazio, quindi la foto, il bambù, esatto, tutta roba sua, perché gli piacciono queste cose un po' così. Prima di cominciare passate qui sotto in descrizione e scaricate OneFootball, che è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, e sponsor del canale. Fabio, penso che OneFootball ce l'abbia installata. Infatti, di brutto. Il suo pollice verso ci fa capire. Fabio tifa per l'Inter e oggi ho deciso di rubargli la pausa pranzo per parlare un po' di quello che sta accadendo nella lotta a scudetto. Quindi, prima di iniziare, gli lascio completamente carta bianca. Se vuol fare un piccolo discorso generale sull'Inter, prego. Ah, premesso che non sto pranzando e già questo è pesante per me. Ok. Io metto il cibo in cima a tutto. Ma c'è una cosa che è persino sopra il cibo, ed è l'Inter. Addirittura. Ne parlo volentieri con il mio collega e amico Luca. E sono interista da sempre. Da 10 minuti ti ho chiesto di fare questo video. No, sono interista da... No, non è vero, non sono interista da sempre. Sono interista da quando è arrivato Ronaldo, quello vero. Ah, non Cristiano. No, Cristiano Ronaldo. Mi ero perso qualcosa. È uno dei tanti, Ronaldo, Ronaldinho. Quello vero è Ronaldo, okay. Luigi Nazario da Lima. E da quel momento folgorato dalla beneamata. E quindi ho vissuto tanti anni di dolori e poi di gioia e poi di nuovo di dolori. E quest'anno? Penso che non ci sia brutta molto domanda. Da dire. Siamo dopo 5 partite a punteggio pieno. Okay. Ecco, io non posso, insomma, la voglio guffare di brutto. Vai, tutto di guadagnato. Secondo me è scudetto. Ah, secondo te è scudetto? Sì, proprio. Io non pensavo, dichiarazioni così forti. Sì, sì. Cioè, sì. Dopo 5 partite, quindi dopo, tu sei sicuro. Ho questo feeling, è lo stesso feeling che avevo quando è arrivato Mourinho. Ok. Per carità, si arrivava da anni di successi, okay, non come in questo caso con Conte, e io ho davvero un buon feeling. Cioè, tu sei davvero contento, sì, tranquillo, quindi pensi che l'impatto che ha dato Antonio Conte alla Serie A e all'Inter sia molto positivo, più positivo da quanto? Da quanti anni a questa parte? Oddio, a me era piaciuto molto il ritorno di Mancini. Ok. E avevo visto nel Manzo l'uomo giusto per far ripartire l'Inter, era uno che aveva vinto in precedenza, conosceva l'ambiente, mi piace molto come allenatore, quindi avevo un buon feeling anche con Mancini, okay, ad essere onesti. Però qualcosa si è rotto, probabilmente all'interno dello spogliatoio, quell'anno e quegli anni furono piuttosto critici, poi si è ritornati nel marasma più totale con i vari De Boer, eccetera. Tra l'altro De Boer è stato prima del ritorno di Mancini, ricordo bene, è stato esonerato De Boer e tornato Mancini, tornato apposta. Mi sa venire un grosso dubbio. Questa la tagliamo, ne parliamo più avanti. Però una domanda te la devo fare perché hai toccato un argomento delicato. Tu hai detto che spesso l'Inter parte bene e poi torna nel marasma generale. Quindi quest'anno tu non hai paura di questa cosa o può comunque accadere? Deve essere Conte, Antonio Conte, con il suo lavoro da psicologo a non far venire all'Inter la paura di vincere. Ok. Per dire, ieri sera l'Inter ha giocato contro la Lazio, ha vinto 1-0, gol di D'Ambrosio. Secondo me è stata anche una buona partita. Cos'hai visto di diverso dagli altri anni? Innanzitutto ho visto grinta su, okay, ogni pallone e ho visto gente che giocava in mezzo al campo, in particolare Brozovic, con una naturalezza spaventosa. Quando aveva la palla lui faceva quel che voleva e gli avversari potevano andargli contro, sotto, non c'era problema. Brozovic era scollegato dal resto della partita, della partita, lui era lì e faceva quel che voleva. E quando hai una determinazione e gente che ti mette tanta grinta, io ho visto Politano, lo stesso Sensi, quando è entrato negli ultimi minuti anche Lautaro, che, okay, è entrato con una grinta forse eccessiva. Ecco, quando hai questo mix di grinta e comunque serenità in campo, il risultato viene. Ok, quindi tu mi hai parlato un po' di giocatori in questo momento. Io ti chiedo qual è il giocatore soprattutto in questo momento, o quello che hai visto particolarmente in forma, o quello che credi che potrà effettivamente far vincere lo scudetto all'Inter, dato che hai parlato di scudetto. Direi che l'Inter in generale ha il centrocampo, togliendo Brozovic, ha il centrocampo della nazionale in un certo, okay, senso. Quindi mi piace tantissimo Sensi, che molti hanno già paragonato a Iniesta. Mi viene da ridere perché lo sapevo già che avresti detto una cosa del genere. Aspettiamo un po', ecco, magari amichevolmente te lo dico, ma paragonarlo a Iniesta mi sembra un attimo presto. Ecco. Ok, forse sì, lo dicono anche gli amici da casa. Esatto, e poi Barella, anche lui ieri sera partitone. E mi è piaciuto anche Biraghi. Ok.
Quindi poi questo concetto del blocco italiano, che è un po' la scuola Juve probabilmente di Conte e Marotta, okay, penso sia un valore aggiunto. Ok, quindi tu mi hai parlato tanto di centrocampisti, credo che se ti dovessi domandare qual è il reparto secondo te più forte dell'Inter, a questo punto la domanda sarà questa, la risposta sarà questa. Esatto, no. Okay. No, invece la no. Difesa. Sorpresa, la difesa. Abbiamo una difesa che ha preso, correggimi se sbaglio, un gol in 5 partite. Cagliari? Sì, mi sembra di sì. Un gol in 5 partite, comunque ha anche affrontato avversari come la Lazio che hanno un buon potere di fuoco là davanti. E hai Handanovic che è una garanzia. Ieri sera è stato fenomenale, credo. Handanovic ha parato anche le mosche che passavano. È stato ordinariamente fenomenale. Ok. Skriniar, De Vrij, Godin non l'ho visto al 100%, ma ha un'esperienza mostruosa. Ne sappiamo qualcosa noi juventini. Esatto. e quindi penso sia davvero la difesa il punto forte. Poi il centrocampo è di altissimo livello. E poi là davanti, se Lukaku entra bene nei meccanismi, ieri non l'ho visto particolarmente in partita. Ok. E Politano magari già smette di fare sempre quella mossa. E Arjen Robben. Ecco, a quel punto poi magari anche Lautaro, che già con la nazionale ha dimostrato di, in un campo internazionale, di riuscire a fare molto bene. È un ottimo scorse. E non ho capito, scusa. Ah, un ottimo score in nazionale, okay, Lautaro Martinez. Non ho capito cosa hai detto. Mettiamo i sottotitoli. Sì. E quindi penso che sia un'annata molto promettente. Cosa ti aspetti dell'Inter? Nel senso, pensi che abbia 11 titolari e basta, o che abbia anche delle buone riserve che possono prendere il posto di chi non gioca? A differenza di squadre come la Juventus, tu devi concentrarti su una competizione. Okay. Quindi sarebbe bello arrivare in fondo a tutte e tre quelle che sono in gioco. Ma il ragionamento un po' che ha fatto Napoli l'ultimo anno di Sarri, l'ultimo anno di Napoli, insomma. Sì, sì. Se non sbaglio, Mourinho ha detto che la squadra più forte del campionato italiano è la Juventus, e la seconda dovrebbe essere la panchina della Juventus. Parlava delle prime quattro, mi pare. Prime quattro, nelle prime quattro. E penso abbia sostanzialmente ragione. La Juve nel lungo termine dimostrerà di essere la Juve, e quindi poter arrivare in fondo, come sta facendo poi da anni a questa parte, in tutte le competizioni, e l'Inter la vedo un po' più carente da quel punto di vista. Quindi tu mi stai dicendo che secondo te la Juve è la squadra più forte del campionato, correggimi se sbaglio, dato che hai dato ragione a Mourinho, ma che comunque pensi che lo scudetto lo possa vincere l'Inter. Sì. Quindi ci sono delle motivazioni che possono essere davvero Conte e Marotta, come hai già citato. Sì. La squadra, la carica, credi anche che queste un po' di polemiche sullo stadio San Siro, che deve essere rinnovato, deve essere magari buttato giù, rifatto da zero, possono influire anche in un futuro? Oddio, come la vedi? Se guardiamo la storia della Juventus, con lo stadio di proprietà, lo stadio nuovo, con un progetto molto importante dietro nel lungo termine, cosa ha portato in questi anni, sì, sicuramente lo stadio può essere un tasto da un punto di vista molto positivo, dall'altro può essere anche un taglia da questo che non so che cazzo. no, invece è tutto. Ah, ecco. Beh, domanda secca allora: butteresti giù San Siro per uno stadio di proprietà, o comunque cambieresti San Siro per uno stadio di proprietà dell'Inter, oppure sei troppo affezionato al Meazza? Allora, San Siro è la cattedrale, dopo il Duomo penso che ci sia San Siro, Milano. Dopo o prima? Bella domanda. Va bene. Dai, mettiamola dopo, giusto perché è arrivato dopo. Ok. Parlo tanto dal lato nero-azzurro quanto dal lato rosso-nero, tanti amici milanisti. Tra l'altro Pelegatti ti ha salutato come tifoso milanista. Sì, no? Sì, c'è una storia, infatti sono stato anche in curva a vedere un derby, ma un giorno me la racconto. Curva sbagliata, e probabilmente adesso ritaglieranno questa faccia a San Siro, e se mi beccano non posso ancora il lato rosso-nero mi uccidono. È stato divertente comunque. Vinto il derby? No, è stato quello di Coppa Italia con il gol supplementare di Cutrone. Ah, ok, non perfetto. È andato bene. Ho dovuto fingere di esultare. Anche! Tutto questo è bellissimo. E, detto ciò, San Siro demolirlo? No. No. No, demolirlo no. Se si vuol fare un nuovo stadio a fianco, sì, che sia anche condiviso tra Milan e Inter, non mi importa. E perché comunque bisogna entrare nel nuovo calcio, ecco, quindi ci vuole un forte una forte modernizzazione. Okay.
però San Siro rimanere deve rimanere italiano, sì sei italiano dici. San Siro deve rimanere anche solo per scopi come concerti o grandi manifestazioni, okay, perché è perfetto da quel punto di vista. Ultime due domande poi chiudiamo. La Champions League dell'Inter cosa ti aspetti? Non penso che possa arrivare fino in fondo, detto proprio onestamente. Si è piuttosto complicata la situazione, anche se Borussia e Bayern e Barça hanno pareggiato. Ok. Però io vedo giusto un passaggio del girone, magari sofferto, ma non tanto. Non altro. Tanto più in là, però no. Pensi di poter passare il girone? Sì, spero in qualche... non miracolo, dai. In qualche... passo falso degli passo altri? Passo falso, sì, degli altri, sì. Ok. Peccato partire così, però è andata. Ultima domanda e poi veramente concludiamo questo video. Juventus-Inter o Inter-Juventus, comunque ci sarà il 6 di ottobre. Non ricordo bene chi giocherà in casa, in questo momento mi perdonerai, però come la vedi? Non mi ricordo neanche io chi gioca in casa e chi in trasferta. Beh, il derby d'Italia è sempre una partita a sé. Può essere anche prima in classifica la Juve, l'ultima l'Inter o viceversa. È sempre una partita che fa storia a sé. Sarà... spero spettacolare, anche se negli ultimi anni, salvo qualche exploit, non si è visto molto spettacolo. Sono sempre state partite molto tirate. Ok. E proprio perché le due squadre negli ultimi anni hanno, in particolare l'Inter verso la Juve, ha colmato il gap, se non del tutto, ma davvero accorciato molto le distanze. Quindi io la vedo in favore dell'Inter proprio, okay, sull'onda di questa... entusiasmo. E di questo entusiasmo, questa carica che sta dando Conte, e all'ingranaggio che sta funzionando bene, e posso sperare in un passo falso della Juve di Sarri, perché comunque è una cosa nuova, come lo è l'Inter, certo, però la Juve la vedo su un progetto più difficoltoso, che magari può premiare altrettanto, o nel lungo termine anche molto di più, ma la vedo in un progetto più complesso all'inizio. Perfetto, ringraziamo Fabio, grazie, è una cosa molto... grazie, non ci ha mai stretti la mano, credo, infatti, in tre, sì, anni che ci conosciamo. Vado a lavarmela e conto quante dita ho. Questa non ci sta, eri stato tanto bravo in tutta l'intervista, invece alla fine sei caduto, proprio così, mi è caduto sull'uccello, signor Fabio. Bruttissimo. Certo. Passatevi sotto in descrizione, c'è anche il link al profilo Instagram di Fabio, perché è un influencer... giusto? Beh, oggi ho un po' di raffreddore. Oggi ho un po' di raffreddore. Se intendi quello. Lo ringraziamo tanto per la pazienza. Adesso ti facciamo mangiare, dato che hai detto che sì, ho fame, il cibo però è la tua cosa preferita. E passate in descrizione che c'è anche il mio profilo Instagram. Ieri abbiamo raggiunto e festeggiato i 30.000 seguaci. Sono molto contento, sono molto contento. E adesso andiamo a mangiare perché abbiamo fame. Ciao. Ciao.